Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Volevo aggiornare un attimo la lista dei libri letti grazie a BookTube. Ce ne sono una decina, non facevo questo video da tipo quasi 2 anni, però ok. In effetti in 2 anni non è che io abbia letto molto grazie a BookTube. Appunto, ripeto, sono, mi sembra 9 libri se ho contato bene. Parleremo un po' così di questi libri, giusto per fare una chiacchierata, giusto per mostrarvi cosa ho letto in questi 2 anni grazie a BookTube, che magari vi posso dare anche qualche consiglio, no? In più pure io, e non solo riceverli. Allora, partiamo da questo, che mi è stato in realtà regalato. Si tratta di Guida Galattica per gli Astrostoppisti di Douglas Adams, questa edizione super mega figa, double face, cioè niente panico, di Neil Gaiman dietro. Edizione Oscar Wilde, mega figa. In realtà questo colore non mi piace molto, però ci sta benissimo. No? Non so come farlo vedere perché è tutto double face dietro sopra, un po' come Stranger Things. Comunque questo libro è divertentissimo, consiglio di leggerlo. Questa edizione costa. Ne ho visto in libreria che esistono anche le edizioni singole, diciamo, perché è diviso in più libri in realtà questa storia. Poi proseguiamo con La corte di rose e spine di Sarah J. Maas. Ho fatto una recensione sempre circa 2 anni fa, o forse 1 anno e mezzo fa. Non ho più continuato, però il secondo e il terzo rientrano comunque nella TBR del 2022. Rileggerò questo libro per avere una visione più completa ovviamente del secondo e del terzo, perché non mi ricordo la ceppa. Ricordo di aver detto nella recensione che questo non è stato un libro perfetto. Mi ero messa già l'anima in pace che non sarebbe stato il libro dell'anno, perché non lo è, però comunque è un libro godibile, carino, e non so, dovrò continuare la serie per parlare un po' un pochino più nello specifico di questo libro, di questa serie. Sicuramente lo farò nel 2022, perché sono partita molto bene a livello di lettore quest'anno, quindi sono molto gasata, spero di non perdermi di nuovo nel blocco di lettore e di proseguire dritto per la mia strada. Sono molto contenta. Proseguiamo, anche questo libro ha un seguito. Quello che vi sto per mostrare, parlo di Dormire in un mare di stelle di Christopher Paolini. Se ne è riuscito Paolini, mi sembra 2 anni fa, è uscito questo libro e il secondo anche, comunque prima della pandemia. Non mi ricordo quasi niente, sinceramente, dovrò comprare il secondo e leggerlo per avere una visione più completa anche in questo caso. Ce ne sono solamente due, il secondo dovrebbe essere verde. È super mega figo, cioè non rende in telecamera, però è molto figo, sinceramente. Mi piace molto come copertina. Ricordo che in realtà il contenuto non mi aveva fatto proprio impazzire, però sicuramente è un libro che si lascia leggere. Non so perché quell'anno non è stato proprio il top per le letture, in confronto a quest'anno che in realtà sta andando super bene. Comunque, niente di che, non è niente di che, insomma, se ve lo potete risparmiare potete sicuramente risparmiarvelo, non vi perdete nulla. Se invece deciderete, comunque l'avete letto, è comunque una cosa in più, un libro in più letto. Allora, poi, non so perché ho confuso qua, cioè ho un po' disordinato. Di nuovo Sarah J. Maas con Il trono di ghiaccio. Rimaniamo sul filone della Corte di Rose e Spine, tipico altro libro di Sarah J. Maas. Poi io non ho proseguito neanche questa saga e dovrei in realtà, però una cosa per volta, spendiamo un pochino alla volta, leggiamo un pochino alla volta. Questi dovrebbero essere tutti insomma sui 12 euro, penso. 12-13 euro perché la versione tascabile, insomma quella economica, in confronto alla Corte di Rose e Spine, che invece ho comprato il primo rigido, continuerò col rigido. Questo insomma sì, anche in questo caso un po' così, cioè sì, va bene, carino, ma niente di che. Finita la saga ne parlerò un pochino più nello specifico, sicuramente anche in questo caso. Allora, ci addentriamo adesso in libri un pochino più recenti. Ho letto nel corso del 2021, a fine 2021,
L'arte di correre di Murakami. Ne ho già parlato negli scorsi video. Non è stato un libro proprio sprint, come dovrebbe essere, non per me, perché racconta appunto un periodo della vita dell'autore in cui lui ha deciso di iniziare a correre. E quindi spiega come ha iniziato e ha proseguito, insomma, tutti i suoi ostacoli che ha dovuto affrontare nel correre e tutti i traguardi che ha raggiunto nelle maratone, comunque anche obiettivi personali appunto per correre. Sicuramente può essere un libro motivante, dovrebbe essere un libro motivante, con me non ci è riuscito, non vedo perché io adesso dovrei iniziare a far sport, cioè dovrei in realtà, però mi sforzo più del dovuto, non credo che mi venga naturale iniziare a far sport come correre, cioè non mi piace in realtà, quindi ho provato magari cioè, a leggerlo e quindi ho detto vabbè dai, magari cambio idea, non ho cambiato idea, anzi sono più demotivata di prima, anche se il libro dovrebbe essere tutto il contrario, dovrebbe essere un libro appunto motivante, ma per me non lo è stato, magari per qualcun altro sì, ne sono ben contenta perché appunto potrebbe essere un punto di partenza, no? Quindi prendere spunto da Murakami, da quello che ha fatto, che fa ancora, penso, questo è un periodo della sua vita quando lui era più giovane, adesso ha un'ottantina d'anni, quindi ha avuto tipo 50, non lo so. Però comunque, se a qualcuno è piaciuto, cioè a me è piaciuto, però comunque rimane lì, però fatemelo sapere se a voi vi ha aiutato a prendere questa iniziativa, ma non solo nel correre, in qualsiasi altro sport, sinceramente, non è che solo per quello, perché poi lui inizia a fare anche triathlon, insomma, quindi altre cose. E comunque, passiamo al prossimo. Anzi, non vi ho detto, scusate, Murakami l'ho letto grazie a Matteo Fumagalli. Mentre gli altri, insomma, chi più chi meno, ne hanno parlato praticamente tutti quelli che seguo, soprattutto Mirko Smith, perché io guardo sempre i video di Mirko da una vita a questa parte, e quindi questo, cioè sostanzialmente. Poi questo libro l'ho letto grazie ad Andrea Belfiori, anzi questi tre libri, perché si tratta della trilogia di questo Scuole Materie di Philip Pullman. Letta recentissimamente, tra settembre e ottobre, è stato un libro carinissimo, con pieno zeppo di significati, di valori morali. Certo, è un libro destinato a ragazzi, diciamo, prima adolescenza. Come scrittura stiamo lì per ragazzi di 14 anni, 14-15 anni, io ho 10 anni di più, quindi un po' la scrittura mi ha lasciato un po' così, cioè sicuramente mi ha aiutato a rimanere sul leggero a livello di scrittura, perché appunto è per ragazzi. Per tutto il resto invece forse è stato meglio così, cioè meglio che l'ho letta adesso piuttosto a 10 anni fa, perché adesso ho capito molte più cose di quanto non avrei fatto a 14 anni. La storia di Lyra che deve scoprire cos'è questa cosiddetta polvere e quindi inizia il suo viaggio contro tutte e tutti. È una ragazzina e mi ha fatto molto pensare in realtà. Tutto ciò che lei scopre e tutto ciò che lei fa e che i personaggi, diciamo, di contorno e anche quelli, diciamo, i coprotagonisti, i principali, fanno e dicono, e mi ha fatto molto pensare su tantissimi aspetti, soprattutto per quanto riguarda la Chiesa, perché è un tema ricorrente e principale di questo libro, di questa trilogia. E poi ne ho parlato anche nel reading vlog, Chiesa che viene rappresentata dagli uomini. Poi io non mi addentro in questo discorso perché non vorrei affrontare questo discorso importante, molto delicato. Mi ha fatto molto pensare. A proposito, prossima lettura fatta grazie a BookTube è Il Circo della Notte di Erin Morgenstern. È un libro che mi è rimasto nel cuore, è difficile da spiegare, già la trama è complicata di per sé. Mi dispiace che non si veda molto, ma è super mega figo. Racconta la storia di due ragazzi, Sally e Marco, che sono destinati a incontrarsi. Si incontreranno poi in un circo, grazie a un circo, il cosiddetto Circo della Notte, che appare poco dopo il tramonto e va via poco prima dell'alba. Misteriosamente va e viene, non si sa dove va, perché e per come, che affascina tutto il mondo.
tutti acclamano il circo e chi ci lavora. Non è solo il circo in sé che mi ha affascinato, ma tutto il resto, tutto il contorno. Spero che l'abbiate potuto apprezzare perché è davvero magnifico, proprio alti livelli, forse uno dei libri più belli che abbia mai letto, che poi in realtà ci sono alcuni che l'hanno superato, ma nel cuore Forever and Ever, poi dice di superare mega figa, quindi grazie Fazio Editore per questa meraviglia, esteticamente molto bello. Poi abbiamo un altro libro di Erin Morgenstern, Il mare senza stelle, questo è un altro libro che appunto letto grazie a BookTube, tra l'altro finito da pochissimo, proprio questa mattina l'ho finito, sono rimasta incantata. Sicuramente ne riparleremo in futuro, mi devo un attimo riprendere da questo libro, è uscito nel 2020, luglio 2020 in Italia se non sbaglio, io sono arrivata molto in ritardo, però ce l'ho fatta, l'ho letto, ne hanno parlato praticamente tutti anche in questo caso. È stato molto acclamato, molto amato e ci credo anche. Se amate il Circo della Notte, amerete anche Il Mare Senza Stelle o lo avete fatto e lo state ancora amando. In questo libro la Morgenstern ci catapulta in un mondo ancora più complesso del Circo della Notte, però niente è a caso, né nel Circo della Notte né nel Mare Senza Stelle. Questo luogo meraviglioso, altrettanto misterioso e complicato da gestire. La storia principale è quella di Zachary che un giorno mentre è in biblioteca scopre un libro che gli fa storcere un po' il naso perché ha alcune cose che non tornano. Una tra tante, la più importante, è che in questo libro Zachary trova un racconto che, guarda caso, riguarda proprio lui. Racconta un evento che gli è capitato quando era bambino e che non aveva mai raccontato a nessuno, quindi si spaventa perché si sente osservato, no? E quindi vuole approfondire ancora di più la questione e si ritroverà alla ricerca di questo mare senza stelle. E noi vediamo in questo libro, da una parte, la storia principale di Zachary e successivamente di Dorian, perché i due personaggi poi si incontreranno alla ricerca, appunto, in questo viaggio verso il mare senza stelle. E di altri personaggi che ne faranno parte, adesso non vorrei spoilerare troppo perché ci sarebbe tantissime cose da dire che ogni cosa può essere uno spoiler. Quindi ci addentriamo in questo viaggio meraviglioso, complesso, difficile da spiegare, ve lo giuro, ma tutto torna alla fine. Non spaventatevi a leggere Il Mare Senza Stelle, sicuramente è un libro corposo, sia a livello di pagine che a livello di contenuti. Ma secondo me lo amerete, oh oddio, se avete amato Il Circo della Notte, se vi piace lo stile dell'autrice, potete solamente amarlo, altrimenti mi dispiace per voi, mi dispiace anche per me, ma lo odierete. Quindi o si ama o si odia in realtà, un po' come Game of Thrones in realtà. E esteticamente è molto bello, quindi sempre grazie Fazio Editore per questa cosa. Molto bello anche all'interno, ci sono alcune super mega fighe cose dentro. E non so, mi devo ancora riprendere un pochino, quindi vedremo. Ovviamente anche la copertina non è a caso. Niente è a caso in questo libro. Anche se all'inizio sembra sconclusionato e cose che ci sono lì per far pagine, no ragazzi, sappiate che niente per far pagine. Ultimo libro letto grazie a BookTube, anzi grazie a Mirko Smith, è Lei che divenne il sole di Shelley Parker Chan. Sta spopolando questo libro in Italia, ci credo, ho già fatto una recensione venerdì scorso, quindi l'ultimo video caricato prima di questo è la recensione di Lei che divenne il sole. Racconta la storia di una bambina a cui era destinato il nulla, ma che poi prendendo l'identità del fratello deceduto quando era piccolo, a cui era destinato il successo e la gloria, lei poi cavalcherà l'onda del successo destinato al fratello per scopi ben più grandi della gloria e del successo. Poi vedete tutto bene nella recensione che ho fatto se volete recuperarla. Anche questo libro indimenticabile, tra l'altro esteticamente super mega figo. Io ho questa copertina mega super sfighissima. Ce n'è anche un'altra perché la Oscar Bolt non delude mai. Cioè questa che avete visto, l'ho fatta vedere anche nella recensione.
mi sembra, c'è ovviamente anche questa, che è la preferita di tutti, praticamente tutti tengono quella, io invece tengo questa che dovrebbe essere quella UK o US, non mi ricordo quale tra le due UK e quale US. Comunque il debutto dell'autrice è andato a buon fine, anzi meglio. Questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri, fatemi sapere cosa ne pensate, cercate di non fare spoiler, soprattutto nei libri usciti di recente. Comunque se volete parlarne privatamente mi potete contattare anche su Instagram, ci sono i link in descrizione, come sempre non lo dico mai, però ci sono i miei link dei miei social in descrizione. Così mi potete contattare, ne parliamo anche privatamente, così possiamo fare anche spoiler volendo, perché io l'ho già letto naturalmente. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!